Innamorato di sta maglia, fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Ma ti ricordi il foglio di Pasquale Marino? Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Cilli C, non rumba un cazzo a HTTCD. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B. Serie B. Vai, ragazzi, siete in onda. Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Settima giornata del campionato di Lega Pro. Siamo qui per commentare Matera Foggia insieme agli amici di Mitico Channel. Cura la regia da Foggia, ovviamente, Biagio Poricelli. Abbiamo, vedo già Manuel, Valentino, Vincenzo collegati. Io passerei subito la linea a Los Angeles, California, dove ci dovrebbe essere Pino. Ci sei, Pino? Pino? Pino c'era fino a un secondo fa, adesso non c'è. Mandiamo... Non c'è. Adesso... mandiamo Valentino in accoppiata, dai, ci salva Roma, dai. Valentino, sì, allora, Valentino, ci sei? Tu ci sei, ci senti? Sì, sì. Allora, questo pareggio, un po' rosicato, ci va stretto, ci è andata bene, meritavamo di più. Proprio un pareggio che non meritavamo, secondo me, alla fine, ai punti. E quindi ce lo prendiamo con grosso piacere, ce lo portiamo a casa. Insomma, a un certo punto era quasi impensabile che potessimo pareggiare, invece è arrivato questo colpo di fortuna. Meno male che il loro portiere, diciamo, è piuttosto scarso, quindi è riuscito a regalarci quell'occasione, altrimenti non siamo stati mai pericolosi, fatta eccezione per quell'occasione di Agnelli. Ma partita che il Matera avrebbe meritato di vincere ampiamente, secondo me. Quindi un punto prezioso, quindi, questo qui. Soprattutto i due che non hanno preso loro. Ma perché? Cioè, secondo te è cambiato qualcosa nel modulo? Quando siamo scesi in campo diversamente a livello tattico? O è stato un problema psicologico? È stato in Matera più forte? Ma forse, diciamo, e la formazione era un po' più prudente rispetto al solito. E in ogni caso, almeno dal mio punto di vista, c'era un divario di dinamismo proprio evidente. Non so se è un problema di preparazione, ma... Cioè, loro arrivavano prima su tutti i palloni, anche il centrocampo c'erano surclassato dei passaggi, noi abbiamo sbagliato tanti appoggi, abbiamo sbagliato l'impossibile e non siamo mai stati pericolosi, quindi molte insufficienze nei singoli, secondo me pure, però sì. In generale ci è andata bene, ecco. Tanto vedo collegato, se non sbaglio, Geschi, vero Biagio? No, Geschi non c'è, ma c'è Matteo. Ah, ok, Matteo. Ciao Matteo. Ciao ragazzi. Benvenuto nella famiglia di Mitico Channel. Matteo, tu da dove chiami? Io da Ravenna. Da Ravenna, Matteo da Ravenna. Vai Cristian. Matteo, Matteo, le impressioni su questa partita, cosa ti ha deluso, cosa ti ha... una cosa a favore, una cosa che ti ha deluso di questo Foggia? A favore posso dire soltanto il fatto di averci creduto fino all'ultimo. Onestamente. A sfavore, oddio, Autieri lo conosciamo com'è, si è studiato bene la partita, ci ha prestato fine dentro la nostra area, ci sono stati molti errori dei singoli a cominciare con il nostro capitano, che come l'anno scorso a Cosenza, anche quest'anno si è mangiato un gol molto importante. Purtroppo lo ricordiamo abbastanza bene noi tifosi del Foggia. Quindi sei soddisfatto o no di questo risultato alla fine? Ma si può vedere il bicchiere sia mezzo pieno che mezzo vuoto. Oddio, guardando la prestazione della squadra, come ci ha chiuso bene il Matera, comunque che non ci ha dato possibilità di giocare, onestamente, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Ebbene, il mio parere. Intanto vedo dalla Cali Foggia Pino che è tornato.
Ciao, scusate, c'è stato un problema tecnico. Pino è al suo, è la prima volta quest'anno, sì? Sì, è la prima volta, ben ritrovati tutti. Vabbè, sì, come prima volta, diciamo, la partita non è che sia stata esaltante, comunque... va bene così, va. Ci sta bene il punto. E scusate, qua stanno attaccando la California, dobbiamo preoccuparci. Ma mi sa di sì, Rob, il computer giocherella. Non passano mai aerei, adesso ci passa l'aereo. Senti, ci ricordi che ore sono da te? Adesso sono le 10:15 di mattina. Di mattina. Sì, sì. Vai, vai. Sempre domenica. Niente, cosa dire? Dire che purtroppo con 3-4 centrocampisti non abbiamo dato una palla agli attaccanti. Non so come è possibile. Mazzeo, Sarno, poi oggi quasi inguardabile. Mazzeo non ha toccato palla, meno male che... almeno il portiere del Matera è stato così gentile di dargli una palla e Mazzeo l'ha buttata dentro. Vi faccio notare che il tiro l'aveva fatto Agnelli, eh? Lo so, ma Agnelli purtroppo poverino, da dirla, Agnelli ha avuto una buonissima palla da Letizia e ha fatto un buonissimo tiro. È stato sfortunato che il portiere del Matera era lì davanti a lui. Anche Riemmelo non l'avrebbe mai buttata dentro quella palla. Quindi non lo so, perché comunque Agnelli non è che abbia eccesso oggi. Ha fatto un bel tiro. Però diciamo, a prescindere dai singoli, io invece ho avuto l'impressione, non so se voi condividete questa cosa, ma quando è entrato Letizia qualcosa è cambiato nel Foggia. Adesso non so se è un caso o è dovuto proprio all'impostazione di gioco di Letizia... a livello tattico, questo forse voi potete avvalorare forse questa mia tesi, però stranamente con l'entrata di Letizia è cambiato qualcosa nel Foggia, io ho notato questo. Forse passaggi più precisi, ma sembravano anche più svegli. Molto, sì, ma anche i rilanci sono stati tutti sbagliati da parte del Foggia. Le palle di rilancio sono state tutte sbagliate, è entrato Letizia, ha fatto un paio di palle filtranti e quella è stata la palla che è stata data da Agnelli e purtroppo è andata come è andata. Forse abbiamo anche spostato il gioco sulla fascia sinistra, dove fino ad allora non avevamo mai provato giocare. Sì, sì, esatto. Anche perché fascia non erano in partita parecchi giocatori, molti giocatori, tranne Vacca. Pronto? Sì, sì, ci sentiamo, vai, sentiamo. Vai. Ci sei, Pino? Ok, no, anzi, forse siamo... vai pieno. No, ma ti vediamo. Vediamo anche Vincenzo ora. Sì, no, c'è anche Vincenzo. Sto parlando col cellulare, sono davanti al computer. Ma ti vediamo uguale. Ti vediamo, Vincenzo, ti vediamo. Sei uno spicchio piccolo, ma ti vediamo. Ma sono davanti al cellulare. Vabbè, è uguale. Per noi è uguale, basta che ti sentiamo e ti vediamo bene. Fai un commento veloce. Sono in trasmissione, scusate, ma il commento veloce è andata bene. L'unico commento che posso fare insomma, voglio dire, uno o due tiri in porta di cui uno è andato dentro, è andata bene, va bene così. Foggia finalmente davanti a una squadra messa a dura prova, con una squadra alla sua altezza, un Foggia un po' un attimino sulle gambe, però insomma ecco, l'1-1 risultato un bugiardo, ma per noi va bene così. Avrei firmato all'inizio della partita per un 1-1 prima del gol del Matera? Assolutamente. Va bene, ok. Anche se anch'io poi c'ho un parere sull'argomento, però voglio sentire prima Manu, per dovere di ospitalità verso la grande Germania. Ma io sono dell'idea che effettivamente
non abbiamo giocato da Foggia, cioè no, da come si è messa la partita io ho visto un Matera praticamente all'arembaggio. Poi il gioco di Auteri anche si è visto nei tre palloni che stavano in campo, nel perdere tempo quando i palloni andavano fuori, ho visto anche questo, ma lo conosciamo Auteri. Il pareggio c'è, non meritavamo di vincere, certo, io avrei voluto, però ragazzi, un punto fuori casa contro il Matera, prendiamo e mettiamo insomma in cascina, anche perché voglio dire, mi sa che tra noi e Materani ci sono 4 punti di differenza, mi pare. Siamo ancora al primo posto, vediamo cosa farà il Lecce stasera, però ho visto, ho detto anche prima, Agnelli un po' fuori tono, a parte quel guizzo davanti al portiere, però non lo so, non eravamo diciamo il solito Foggia, forse eravamo ancora stanchi, però vedevo, ho visto un pressing del Matera pressoché continuo, mm-hmm. pressoché continuo. Poi come ha detto giustamente Cristian, sì, è entrato Letizia, qualcosa è incominciato a cambiare, mi sorprende che non abbia proprio fatto entrare Chirico. Chirico non ha fatto giocare, perché? Vabbè, bisognerebbe pure capire se è infortunato, se è stanco, in che situazione si trova. Magari c'è qualche motivo che noi ignoriamo per il quale Chirico magari in questo momento non è fondamentale. Però io vorrei soltanto far notare una cosa, un minimo di analisi la vorrei fare anch'io, Biagio, se mi permetti. Certo. A prescindere dalla prestazione pessima del Foggia, secondo me questa è la squadra in Matera, la squadra che finora ci ha dato più fastidio, no? Comunque tecnicamente meglio messa in campo, forse anche più forte, la più forte che abbiamo incontrato finora. Poi a prescindere dal fatto che magari noi non siamo stati il vero Foggia oggi e quindi non è il risultato magari non è così obiettivo, però va detto che comunque è stato Matera che ci ha fermato, perché alla fine venivamo da 6 partite consecutive di 6 vittorie consecutive, e quindi essere fermati da una squadra così tanto di cappello, e comunque alla fine abbiamo rubato un punto, perché rubato nel senso buono del termine, un punto a una squadra che probabilmente gioca allo stesso livello del calcio nostro, insomma, in questo girone. E quindi prendere un punto a Matera fuori casa adesso come adesso, con questo Foggia in queste condizioni, con un campo che veniva da un acquazzone torrenziale, con 3.000 motivi, a me è un punto d'oro dal mio punto di vista. Fatto sta che internamente adesso nello spogliatoio bisognerebbe capire e analizzare bene perché abbiamo giocato così, e questo forse lo deve dire anche Stroppa, ce lo dovrà spiegare, perché magari Chirico non ha giocato, o piuttosto perché siamo scesi in campo forse pensando alla braciola piuttosto che al pallone da buttare dentro la rete. È stato forse un approccio sbagliato di Stroppa a scendere troppo difensivi, secondo voi, giocare con questo modulo? Ma io posso dire anche la mia. Io innanzitutto inviterei tutti a comprendere il fatto che noi siamo arrivati al 7° risultato utile consecutivo. In una partita in cui le cose non stavano andando bene abbiamo avuto la capacità di andarci a prendere il punto, quel che è meglio per noi, che siamo andati a prenderci il punto fuori casa e siamo andati a levare altri 2 punti negli ultimi minuti a una diretta concorrente. Quindi noi negli ultimi minuti abbiamo preso, il Matera aveva 3 punti e poi alla fine ci siamo divisi, quindi abbiamo guadagnato 2 punti noi e ne abbiamo tolto un punto noi e 2 punti li abbiamo tolti a loro. È importante perché comunque alla fine quello che conta è il risultato. Noi il risultato a casa abbiamo portato il secondo possibile, e questa volta non contro una squadretta ma contro una squadra importante, contro Auteri, e poi ci sta anche un po' di cabala, era un po' di tempo che non vincevamo quando incontravamo una squadra di Auteri a casa sua, e soprattutto siamo riusciti a fare risultato in un momento un po' complicato per noi. Io dico la mia, probabilmente il Foggia era andato a Matera con l'idea di prima non prenderle, nel senso che ha giocato con una certa attenzione, però c'è una telefonata in ingresso, voglio sentirla un attimo. Pronto? Pronto? Vediamo se... Pronto? Pronto? Non è pronto? Pronto? Chi ci chiama? Pronto?
No, l'audio sembra non arrivare da questo telefono. Va bene. Ok, se magari ci richiama il nostro amico, perché... Pronto? No, non sente, non sente. Posso dire una cosa? No, finisco, quindi penso che alla fine il discorso vada contestualizzato, cioè noi ci siamo trovati in una situazione un po' complicata, siamo partiti nel primo tempo probabilmente cercando di limitare il più possibile gli attacchi del Matera. Ci siamo riusciti perché Matera ha segnato in maniera molto casuale su un'azione forse anche... Però abbiamo subito parecchio, sì, non c'è stata neanche una ripartenza. Non abbiamo subito concrete azioni da gol, sicuramente. Il Matera ha tenuto di più la palla nel primo tempo, viaggio, però lo Iacono ha fatto un salvataggio in secondo tempo 2-0. Il fatto che tu hai un'ottima difesa non significa... Parlate che... del secondo tempo, io mi sono riferito al primo tempo. Il gol cambia molto la dinamica della partita. Purtroppo a quel punto, alla fine del primo tempo, quando eravamo convinti di doverci andare ad attrezzare per il secondo tempo, vi faccio anche notare che il Matera in quel momento aveva perso già due uomini schierati dall'inizio, era stato obbligato a fare dei cambi che non gli consentivano un cambio nell'assetto tattico, perché se meno male cambiare. Ma non lo so, meno male, a me sembra quelli che sono entrati mi sono sembrati molto più efficaci di quelli che avevano sostituito. Figuriamoci con quelli titolari, che figura avremmo fatto. Ma secondo me qualche titolare, l'attaccante l'avevano forzato, quello da subito aveva problemi. Ma io non metterei mai in campo un giocatore che so che sta male come titolare. Auteri sì, però. Auteri però, vabbè, sì, voglio dire, al di là della follia dei singoli, delle singole persone, bisogna avere un minimo di logica. Secondo me l'approccio sin dal primo tempo è stato sbagliato, perché noi non abbiamo fatto neanche una ripartenza, non era il solito Foggia, non abbiamo dettato un ritmo. Sicuramente fisicamente il Matera era superiore a noi e questo si è visto. Non possiamo, al di là delle azioni e delle possibilità del gol, il possesso, andiamo a vedere il possesso palla, il Matera probabilmente ha imposto il proprio gioco proprio perché fisicamente riusciva a correre su tutti i palloni, cosa che noi non facevamo. Ora non so se questo fosse voluto, quanto fosse voluto e quanto invece abbiamo subito realmente il Matera. Io questo non te lo so dire, però sicuramente ho visto un Foggia che era diverso. Poi ci siamo svegliati, ma ci siamo svegliati a metà del secondo tempo, neanche tutto il secondo tempo, a metà del secondo tempo. Gli ultimi 20 minuti abbiamo cominciato a giocare da Foggia. Almeno questa è la partita che ho visto io, cioè questo è quello che mi è arrivato. Poi può darsi pure che mi sbagli, che abbia visto un'altra partita, che abbia comunque interpretato male certe dinamiche, ma a me è sembrato comunque un Foggia che ha subito il Matera e che ha meritato soltanto per gli ultimi 20 minuti e perché ci ha creduto il pareggio. Ora, al di là di questo, comunque stiamo parlando di una squadra che bisogna dare onore, insomma, al Matera bisogna dargli onore, insomma, ha giocato bene, adesso non possiamo inventarci quello che vogliamo, però voglio dire, è sotto gli occhi di tutti. C'è una telefonata in ingresso? Chi è al telefono? Pronto? Però abbiamo forse qualche problema sull'audio, perché non ci rispondo. Sì. Pronto? Interrompo, saluto tutti. Ciao, ciao Matteo, grazie per essere stato qua. Ciao, grazie. Matteo. Grazie a voi, ragazzi. Ciao. Allora, vediamo se... Chi è al telefono? No. Cristian. No, Cristian. Sì. Manu stava intervenendo, magari poi dopo cerco di riprendere questa telefonata. Vedo se riesco a mettere l'audio. Comunque. Manu, tu che vai, sei Manu, vai. Ah, posso? Certo. Io semplicemente a me mi passerei comunque il gol del Matera su fuorigioco. Poi effettivamente pure il nostro, sì. Forse. Ma a me non mi fa il nostro, a me. Comunque, no, pure il nostro. Voglio dire. Vabbè, secondo me no. Vabbè. Comunque ad ogni modo comunque sì, sicuramente abbiamo giocato contro una signora squadra. Il punto è questo mese di ottobre per noi è fondamentale. Perché tutte le più forti le incontriamo fuori casa, ma le incontriamo. Il problema è che io spero che questo calo fisico che hanno avuto oggi tutti i nostri calciatori non ci sia quando vedono a rigiocare contro il Lecce a fine di questo mese, a Juve Stabia. Questo peso per noi è tutto. Non capisco cosa sia accaduto però, perché non sono ancora stanchi e giù di tono. Io mi auguro che questa pareggio, che per noi è oro, ripeto, è oro, c'era comunque anche di lezione,
che non eravamo il Foggia di sempre, questo è sicuro. Però vai, vale, dimmi. No, nel senso, io comunque sono contento del risultato, ovviamente, perché comunque siamo imbattuti, usciamo da una trasferta pericolosa. È chiaro che non si può dire che siamo ancora al primo posto. Il Matera ha giocato meglio di noi, se l'anno scorso, cioè sembrava il Foggia dell'anno scorso contro, cioè sembrava le parti invertite di quello che era l'anno scorso. Loro hanno avuto più palleggio, più precisione, più condizione, arrivavano sempre prima. Noi abbiamo fatto di necessità virtù, probabilmente, e abbiamo subito quando c'era da subire, e per fortuna siamo riusciti anche a, aspetta, accendo lui, inizio della mazza, anche a, rimanere in partita, e ci è capitata un'occasione che è stato un infortunio del portiere, perché il tiro d'Agnelli si poteva parare col dito mignolo, e quello l'ha preso di faccia, non si sa per quale motivo, e per fortuna Mazzella era lì pronto. Cioè, abbiamo sfruttato le doti che abbiamo, che ci abbiamo un attaccante che, per quanto non ha toccato palla per 90 minuti, nell'unica volta doveva stare lì, c'è stato e assegnato, come era successo a Messina. E siamo stati lì in partita, comunque un paio di occasioni effettivamente abbiamo avuto per pareggiare, però no, non abbiamo giocato, ecco, ci siamo difesi male pure. Chi ha il telefono? Basta. Chi c'è al telefono? Oggi non ci riusciamo, c'è qualche problema, vediamo se riusciamo a risolvere, altrimenti... Vai, vai. Però prima Vincenzo si era riuscito a collegare, se non sbaglio, quindi... Ma non col telefono. Col telefono, con Skype, però. Ah, ok. Era con Skype. No, niente, io passerei la palla a Pino, che se vuole fare un piccolo commento su quello che ha visto, e poi gestire lui un attimo il giro con delle domande, se ha delle domande da fare. Beh, per quanto riguarda la partita, non è partita da Foggia, non ha giocato come doveva giocare, non sono stati in partita giocatori chiave del Foggia. Sarno, Gerbo, anche Agnelli, si sa Agnelli, i vari commenti che si fanno contro Agnelli, roba varia. Comunque, i giocatori, diciamo, centrali del Foggia per far girare la palla e dare occasioni gol non hanno girato oggi, quindi... Giustamente Mazzeo non ha avuto occasioni da gol, non è riuscito Mazzeo come anche Sarno, non sono riusciti a far a segnare. Per quanto riguarda cosa fare, secondo me si sarebbero potuti fare dei cambi molto prima e dei cambi non... Io avrei cambiato Sarno da molto prima che è stato sostituito, quindi Sarno a me non è piaciuto assolutamente oggi. E per quanto riguarda la difesa, meno male, ci è andata bene, perché la nostra difesa è andata bene. Rubin da dimenticare, non mi è piaciuto assolutamente oggi, quindi... Ci sono vari fattori, mezza squadra non ha girato, ecco perché forse non abbiamo fatto niente a Matera. Oggi era la prova del 9, oggi era la prova, la diretta concorrente per salire era il Matera, quindi diciamo come prova ci è andata bene, come risultato, ma non come prestazione, quindi non so... Se è dovuto a un calo fisico, perché il Foggia io non l'ho visto fisicamente assolutamente in forma, quindi speriamo che, come diceva Manu, questo mese ci va bene, e i campionati si vincono pure così, abbiamo visto l'anno scorso, quindi giocando male o non giocando proprio, se becchiamo i risultati, becchiamo un pareggio, poi si vincono le partite che si dominano, ci va bene. Certo. Vincenzo si è aggiunto alla conversazione? No, Vincenzo, oggi di buono c'è stato solamente il gol alla fine di Mazzeo. E noi... Poi loro hanno preso una traversa, Loro hanno preso una traversa, noi abbiamo mancato il gol con Agnelli, ma tra tutte le altre cose hanno... il Matera ha giocato bene, il Matera è sceso in campo per far risultato, e hanno giocato benissimo. Questi grandi rilanci che ha fatto il Foggia dalla porta all'attacco, tutti quanti sbagliati, super sbagliati, non è filtrata nessuna palla, non capisco perché non hanno voluto giocare un po' con palla a terra, perché mi è sembrato che difensori e centrocampisti del Matera erano abbastanza alti, quindi le beccavano tutte le palle. Quelle poche uscite che abbiamo fatto su palle alte
abbiamo beccato tutti i cartellini gialli, quindi non so perché. Noi abbiamo giocatori che tecnicamente sono all'avanguardia, quindi non capisco perché Stroppa non ha fatto giocare più palla a terra. Comunque, posso fare una domanda io? Vai. Sì. A tutti, se volete, voglio dire, a nessuno in particolare, però mi piacerebbe sentire in particolare la risposta di Valentino. Se voi aveste, cioè, secondo voi come ha giocato Agnelli e chi avreste messo al posto di Agnelli e perché Stroppa invece non lo ha sostituito? Secondo me Agnelli ovviamente non ha fatto la partita della sua vita, non ha giocato come di solito gioca. E al posto di Agnelli avrei messo un'altra punta, avrei potuto mettere pure Chiricò, avrei messo pure una mezza punta come Masa al posto di Agnelli. Come centrocampisti, ripeto, rientrato centrocampista, avevamo Vacca, Gerbo e Riverola, quindi avrei pure sostituito, diciamo, Agnelli come prima sostituzione, avrei messo un'altra mezza punta a quel punto. Però non, se a Matera perdi 1-0 lo puoi fare, come ha fatto, il Foggia ha cercato pure di metterla dentro in varie occasioni, se no non veniva sostituito Sarno. Comunque io avrei fatto una sostituzione del genere, o Chiricò o Masa al posto di Agnelli. Valentino, insomma, lo volete cacciare a tutti i costi, vabbè. Valentino, no, vogliamo benissimo. E poi non hai sentito la mancanza di nessuno, Valentino? No. Chi vuoi mandare via tu, Valentino? Di? Chi no, vuoi di mandare Chiricò, via? Io, diciamo, rispetto al centrocampo, credo di essermi fatto l'idea che Vacca e Agnelli siano inamovibili. Agnelli purtroppo bisogna sperare ogni volta una fortuna, perché chiaramente non è a livello tecnico degli altri. Quindi quando pure magari l'abbandono un po'... E la tempra fisica fa più errori. Oggi ho sbagliato un sacco di passaggi, ho sbagliato pure il tiro su cui abbiamo segnato è un tiro sbagliato, quel tiro doveva fare gol, no? Però sta lì. Io avrei giocato per esempio con una mezza punta vera, diciamo, che non comprende, escluso Chiricò, al posto di Riverola. Chiricò deve giocare nello spazio che c'è tra la linea laterale, le panchine, non si riscalda lì, entrare quando serve negli ultimi 10 minuti, ecco, quello è quello che può fare. No, volevo solo aggiungere una cosa rispetto al discorso di prima, che il Matera non dobbiamo dimenticare che ha giocato anche tutta la partita con due cambi fatti nella prima mezz'ora, sostituendo due giocatori fondamentali per loro, no? Quindi, l'ho detto anch'io, dobbiamo pure dargli atto che hanno giocato in pratica tutta la partita gli stessi e non hanno, cioè, secondo me fisicamente mi sembra essere pure meglio di noi. Chiaro, sono calati. Però infatti, leggevo qualcuno che su Facebook ci sta facendo notare che probabilmente i 20 minuti in cui abbiamo giocato bene noi, gli ultimi 20 minuti, sono più da imputare a un calo del Matera che non a... Dopo il pareggio, vediamo, c'è qualcuno al telefono? Pronto? 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 Pronto, pronto? Provate a chiamare voi, a dire voi pronto, vedete che non sentono me. Pronto? Hello? No. Pronto? It's me. Come is me? Hello? Soltanto che anche dopo il pareggio, in ogni caso noi non è che abbiamo cercato di sfruttare l'inerzia della cosa, ci siamo rintanati e loro sono venuti avanti, cioè, quindi... L'inerzia sarà sempre da parte loro, perciò il punto è ottimo. Cioè, veramente io quello che non riesco a capire, non riesco ancora a trovare purtroppo risposte da voi, forse perché non ne abbiamo, non perché non siete voi in grado di darvele. Non riesco a capire. Intanto penso c'è Luciano. Luciano, ci sei? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Luciano, esprimo un concetto, poi posso. Sì, vai. Rimani, Luciano. Io non riesco ancora a capire se è stato un approccio voluto quello di andare in questo modo a Matera, che magari ti ha pure fruttato un punto, quindi può essere anche visto in maniera positiva, oppure ci siamo ritrovati in questa situazione perché qualcuno è venuto a mancare o perché il gioco ci ha portato a questa cosa per altri motivi. Cioè, io vorrei capire quanto c'è di tattico nell'andare a Matera a schierarsi con 4-4-2 in questo modo, insomma. Luciano, tu puoi rispondere? Ehi,
Io ci sono, buonasera. Ecco, rispondi a questa osservazione. Sì, ti sentiamo. Rispondi a questa osservazione di Christian. Non ho ascoltato, qual è l'osservazione? Quando dicevo, scusami Luciano, mi senti? Sì, ti sento, dimmi. Sono davanti al pullman del Foggia proprio in questo momento, dimmi. Ah, vabbè, ok. La domanda era questa, semplicemente. Ma volevo capire quanto ci sia di intenzionale nell'andare a Matera e scendere in campo col 4-4-2 per fare una partita così come l'abbiamo fatta noi. Discutevamo del fatto che probabilmente è stata una partita un po' rapina questa di oggi, e quindi abbiamo portato a casa un punto che vale oro, però abbiamo rischiato davvero di tornare a casa a mani vuote. Quanto c'è di voluto nel gioco di Stroppa nell'impostare una partita col 4-4-2 in questo modo, con una diretta concorrente, in quanto invece è dovuto magari ad altri fattori? Ma io ti riporto quello che hanno detto tutti e due gli allenatori, sia Autiri che Stroppa. Sì, grazie. Chiaramente per Autiri, questo è un punto, chiaramente una vittoria persa, perché secondo lui il Matera meritava la vittoria, però non è stato poi tanto convinto nel momento in cui lo diceva. Mentre invece per Stroppa è un pareggio giusto, perché è vero che il Matera ha fatto una sessantina di minuti alla grande, però poi negli ultimi 30-35 chiaramente non poteva reggere quel ritmo che ha tenuto all'inizio, per cui è andato un po' atleticamente giù. Vuoi anche perché finalmente Stroppa ha fatto entrare giocatori che sono stati essenziali per il recupero del Foggia, vale a dire lo stesso Padovani in avanti, Letizia, Mazza, che secondo me hanno dato quello sforzo in avanti che serviva anche da prima al Foggia. Il Foggia è partito male, è partito diciamo molto molto chiuso, però abbiamo avuto di fronte anche una grossa squadra. Io ho qui vicino a me Michele Carelli, se volete potete chiedere anche qualcosa a Michele. Certo, un attimo solo, voglio Prego. Solo chiedere a qualche se c'è qualche amico che ha telefonato in linea. Qualcuno al telefono? No, allora parliamo con Michele. Ecco Michele. Sì, io ho ascoltato la considerazione precedente, è stato detto quanto è stato voluto dalla squadra, appunto il fatto di scendere in campo e di subire, non credo affatto che sia stato qualcosa di voluto da parte della squadra di Stroppa, che è scesa comunque per fare la partita, perché quelle sono le nostre corde, giocare e fare bene insomma. Oggi più che dei meriti nostri vanno sottolineati, a mio avviso, i meriti del Matera, che ti hanno praticamente non fatto fare la partita che volevi. Ti sono venuti a prendere alto, e questo l'ha detto anche mister Stroppa poco fa in conferenza stampa, dando i giusti meriti al Matera, e poi cercavamo la soluzione per superare questa strategia di Autiri, e non siamo riusciti a trovarla fino ad un certo punto, e forse, ma questa è una mia opinione, non sei neanche riuscito a trovarla nel finale. Tu nel finale hai trovato un gol, perché hai dei signori giocatori che ti possono risolvere la partita, come Mazzeo, anche dopo partite dove non hai giocato bene, però ecco, diciamo un campanellino d'allarme è quello, secondo me, per il quale quando ti vengono a fare una partita, quando ti affronta l'avversario venendoti a prendere alto e aggredendoti, questo lo soffri un po'. Quindi non è una questione di voluto o non voluto, il Foggia oggi è sceso per, come sempre, però ha saputo soffrire. Io dico questo, il Foggia ha saputo soffrire, ancora una volta ha dimostrato di saper soffrire, perché ha recuperato una partita che ormai stava andando più che male, dopo la traversa tra l'altro anche del Matera. Quindi è stato secondo me un punto d'oro, può darsi che questo sia l'anno buono, perché questi sono tutti segni che questa partita magari con De Zerbi l'avresti persa. Un Sarno che viene sostituito da De Zerbi non sarebbe stato mai cambiato, Quindi attenzione, ci sono segnali abbastanza importanti. Beh, questo è giusto, importante, va bene. Chi c'è al telefono? Ci dice Nicola che lui ci sente. Lui ci sente. Pronto, sì, Nicola? Io lo sento. Nicola? Pronto? Io purtroppo, io e Michele vi dobbiamo lasciare. Va bene, Luciano, grazie del vostro intervento. Ok, ciao, buona serata a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Nicola? Pronto? 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 Pronto?
Noi abbiamo un problema. Per un attimo l'ho sentito, Nicola. Io. Anch'io. Pronto? No. Pronto? Pronto? Ci sto provando. Io non ho cambiato le impostazioni, ma qualcosa non va. Vabbè, spero pronto? Di riuscire. A... Sì, adesso chi sei? Sento. Chi sei? Pronto? 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 Chi sei al telefono? Ma noi l'abbiamo sentito. Pronto? Nicola, ci devi sentire non da Facebook, dal telefono. No, dai. Tu dici, ma Nicola, Nicola è, già lo dovrebbe sapere. Va bene. Sento una certa latenza. Vabbè. È vero, va bene, dai, andiamo avanti noi. Vabbè, è fondamentale capire cosa hanno detto negli spogliatoi. Infatti questo intervento è stato molto importante anche per capire che cosa è successo oggi. Tu dici? Non lo so. Beh, sì, perché comunque... Vabbè, ma io adesso non vorrei che la cosa venisse presa in maniera troppo negativa. Cioè, ho capito che se si fanno 6 vittorie consecutive, magari... va a finire che si prende la bocca a fare 3 punti per volta, ma occhio che il campionato è lungo e l'ha detto l'ha detto uno che ne capisce come Auteri, eh? Auteri ha detto l'ha detto prima, la partita di oggi l'ha detto prima, non è la fine del campionato, abbiamo ancora da giocare molte partite, il campionato è lungo, non finisce qui, lo sa benissimo lui che a questo punto del campionato scorso era molto indietro e poi è stato il primo del torneo, quindi evitiamo di ritenere come un giudizio definitivo, fra l'altro in un momento in cui io la vedo come una partita che abbiamo giocato tatticamente bene perché dovevamo bloccare un avversario e ci siamo riusciti. Un avversario diretto che a questo punto il suo jolly in casa con noi se l'è perso. Ora il Matera, se vuole recuperare punti sul Foggia, oltre a dover vincere contro le squadre piccole che abbiamo già battuto, deve anche venire a Foggia a vincere lo Zaccheria, perché a casa sua non c'è riuscito. Io la vedo in termini molto sintetici così. Vi rilancio la palla, così magari vado a vedere se riesco a fare qualcosa per gli amici che ci stanno chiamando. No, vabbè, Manuel, io volevo capire, tu la vedi così? O anche tu sei di questa stessa opinione? Sì, sono comunque, sì, diciamo che penso effettivamente, abbiamo fatto 7 partite in cui abbiamo portato in totale 19 punti. Il campionato lungo c'è, la possibilità di poterci riscattare e di mettere altri punti in cassaforte ce l'abbiamo. Ragazzi, abbiamo giocato male, però strappare un pareggio a Matera per come si sono messe le cose, che perdevamo, giocavamo in 10, ragazzi, è andata bene per tutti noi, secondo me. Naturalmente quando tu vinci sempre 6 partite, vedi 3 punti, vai di 3 in 3, non male che poi anche alla settima vuoi sempre 3 punti, non vorresti mai fermarti. Però è andata così, è andata bene, è andata più che bene. E adesso dobbiamo concentrarci a mantenere comunque questi ritmi sempre alti. Poi si sa, il Matera è una diretta concorrente. Avreste giocato in maniera diversa, voglio dire, in campo avreste messo qualcuno all'inizio, un'impostazione diversa voi, oggi? Non vedendo come è finita la partita, ma prima. Cosa vi ha sorpreso qualcosa della squadra schierata? Sì, a me sì. Chi? A me sì. A me la non presenza di Chirico mi ha sorpreso, perché... Non capisco come mai si possa da una domenica all'altra cambiare completamente l'assetto dei giocatori in campo. È vero che abbiamo una serie di giocatori e una panchina lunga che ti permette di variare. Probabilmente ci sono anche dei motivi, voglio dire, fisici, nel senso che magari c'è qualcuno più stanco, qualcuno che si è fatto male, qualcuno che in allenamento subisce di più, c'ha più carico. Ma da un punto di vista tattico, qualcuno diceva che, lì che ha sentito la conferenza stampa a Matera, diceva che Stroppa ha schierato la squadra per vincere. Io non ho visto un Foggia che era schierato per vincere oggi, ma poi non ci siamo riusciti e vabbè, ma non ci siamo riusciti, cioè voglio dire, la tua sintesi è perfetta, Biagio, la condivido, abbiamo preso un punto, Auteri deve venire a Foggia, perfetto, ok, però fatto sta che Auteri ti ha bloccato un primo tempo,
gli ha detto un po' sfortuna che ha avuto due giocatori squalificati, gli ha detto sfortuna che ha preso una traversa, però alla fine ci ha messo in difficoltà. Allora, visto nella logica mia personale, che dal passato uno deve sempre imparare per poter poi migliorare il futuro, vorrei cercare di capire cos'è che è andato storto oggi. E io ancora non lo riesco a capire, sinceramente. Quindi se lo metta... Prego, Vale. No, perché forse rispondo anche alla domanda che hai fatto prima. Cioè, secondo me ci dobbiamo togliere dalla testa il fatto che noi, come l'anno scorso, dominiamo le partite, no? Quest'anno è diversa la cosa. Quindi la filosofia. La filosofia, quindi non è detto che noi abbiamo il predominio come succedeva l'anno scorso. Succede che alle volte partite le giochi alla pari contro squadre organizzate come il Matera, perché Matera è una squadra fortissima che ha giocato benissimo, e quindi può essere anche che tu subisci, in quel caso metti in campo a scarmi. Pronto? Pronto, abbiamo finalmente qualcuno. Scusate un attimo, ciao, forse ci siamo riusciti. Chi sei? Chi sei? Ciao, mi senti? Ora sì, perfettamente. Chi sei? Ciao. Pronto? Eh no. Non c'è più? Pronto? Pronto? Eravamo... Pronto? Avevamo finalmente preso qualcuno e ora non lo sentiamo. Io, amici, vi saluto che devo scappare. Va bene. Okay, ciao, Vale. Ciao, Valentino. Ciao a tutti, buon proseguimento. Grazie, ciao. E oggi mi dispiace non essere riuscito a sistemare in maniera adeguata. Pronto? No, purtroppo non va. Male. Va bene. C'è un po' di eco, tra l'altro. Sì, c'è eco, però va così, non riusciamo proprio a sistemarla in maniera diversa. E va bene così, anzi va male, mi dispiace. Dai ragazzi, concludete voi, anche perché c'è un'altra partita stasera, c'è Lecce. Sì, tra un po'. Sì. Purtroppo ragazzi, il Foggia, forse, io non so come erano le condizioni del terreno di gioco, ma con i giocatori che ci ritroviamo, forse un terreno di gioco inzuppato non va per il nostro gioco. Ecco perché forse Stroppa ha deciso di fare più rilanci che giocare la palla a terra. Quindi non so, io non ho visto neanche giocatori scivolare sul campo, essendo campo pesante e roba varia. Quindi non mi spiego del perché abbiamo impostato la partita con tutti questi rilanci, tutti sbagliati, la maggior parte sbagliati. E ci sta bene, abbiamo guadagnato un punto. C'è qualcuno al telefono? Pronto? No, sono io che mi risento, e quindi risento, non sono loro. Noi sentivo Vincenzo, pensa un po'. Qualcuno sì, c'è. Però secondo me la voce sembrava quella di Vincenzo. Vincenzo. Sì, sono io, pronto, mi sentite? finalmente Vincenzo, meno male. Io ti sento. Oggi abbiamo avuto un po' di problemi, almeno io qui da casa. Niente, mi premeva intanto salutare gli amici e dire, diciamo, anche la mia, anche se all'inizio mi sembra di aver detto il giusto, insomma. Vi ho seguiti un attimino sul canale Mitico Channel, so che altri amici hanno provato a chiamare, ma ci sono dei problemi. E ora li abbiamo risolti, quindi se ci chiamano. Va bene, allora invito gli amici a provare a richiamare, e intanto saluto Pinuccio, che da tanto non lo vediamo tra di noi. Ciao Enzo. Ora si sta preparando per il day after Vincenzo. Vincenzo, mi fai rispondere a una telefonata? Vediamo se possiamo tirar dentro un amico. Avanti, chiudo allora. Ciao. Ciao. Pronto? Ciao. Pronto, mi sentite? Sì, meno male. Sì, grazie meno male per aver chiamato e per avere la pazienza di averci chiamato più volte. Chi sei? Ciao, Fortunato da Cerignola. Fortunato, è la prima volta che chiami.
Sì, è la prima volta, ma vi seguo spesso. Benissimo, ci fa piacere, il microfono è tuo, puoi parlare agli amici foggiani in tutto il mondo. No, volevo innanzitutto farmi megafono un po' delle impressioni che c'erano sul web. Anzitutto il fatto che oggi è sembrata un po' un Foggia Benevento con noi nella parte del Benevento. Diciamo che la grande squadra si vede anche in questo, nel saper soffrire, nel portarsi i punti a casa anche in situazioni avverse. Ciò che mi ha lasciato un po' così costernato sono state le scelte di Stroppa in avvio di partita, perché insomma Riverola lì davanti è sembrato un po' un 4-4-2 mascherato come scelta. Comunque la squadra era molliccia, la vedevo molto, soffriva le ripartenze del Matera, vedevo il Matera che faceva gran pressing. Poi Auteri, insomma, che se ne dica, può essere antipatico, può essere un catenacciaro, può essere quello che vuoi, però è un grande allenatore, uno che sa preparare le partite, uno che sa annullare tutto. Infatti siamo stati annullati sulla fascia di Angelo totalmente. Sì, ma noi come allenatore lo stimiamo, e come uomo che abbiamo dei dubbi. Bello stretto. Poi insomma vorrei capire un po' le scelte di Stroppa, anche perché io non capisco perché tenere fuori Coletti da due partite, quando insomma era, lo vedevo molto bene nel ruolo di difensore centrale. E poi resta ancora il mistero di Martinelli. Io mi chiedo ancora perché Martinelli non abbia fatto ancora un minuto in campo. Non vorrei iniziare a pensare che ci sia qualche problema con l'allenatore, non so. No, ma parlano di problemi fisici per Martinelli. Sì, per Martinelli sì. Sì, sai, sembra più di una volta hanno detto questo. Eh sì, no, ma a me adesso inizia a sembrarmi una dichiarazione molto, capito, di facciata questa. Poi non lo so, è una mia teoria. Non so, insomma, ce lo dobbiamo tenere molto molto stretto questo punto, perché insomma abbiamo giocato contro una grandissima squadra. E poi un'altra cosa, io in questi giorni mi chiedevo, ma il Foggia come potrà reagire? Perché noi non avevamo mai visto il Foggia sotto di una rete. Potevamo fare il raffronto con l'anno scorso, col Foggia che andava in tilt quando andava sotto. Almeno possiamo dire che il Foggia comunque ha retto, nonostante tutto, nonostante la mancanza di gioco, nonostante Auteri ci avesse bloccato nei nostri punti nevralgici, noi abbiamo retto. Sono solo un po' dispiaciuto per lo Iacono, perché oggi l'ho visto molto molto nervoso, e infatti secondo me questo nervosismo in certi giocatori non può fare guastarci. Però insomma io credo che tutto sommato dobbiamo essere contenti, dobbiamo essere molto contenti e affrontare tutta la partita con l'Akragas e poi quella con la Juve Stabia, che sarà un altro ostacolo. D'altronde insomma adesso viene il bello del campionato, adesso capiremo che squadra siamo, da questo momento in poi potremo iniziare a capire che cosa è. Beh, mi fa piacere, ripetimi il nome. Come non l'ho annotato. Fortunato. Fortunato, io sono contento del tuo intervento, anche perché è un intervento che penso condividete con me, molto molto preciso e puntuale. Ti aspetto anche nelle prossime trasmissioni. Con piacere, con molto piacere. Grazie, vediamoci, un'altra telefonata in linea. Ciao Fortunato, saluti agli amici di Cerignola. Ciao. Pronto? Chi ha il telefono? Pronto? Linea calda. Linea caldissima. Pronto? Posso dire una cosa nel frattempo? Sì, poi se al telefono qualcuno qualche risponde, amico, siamo qua. Qualche amico che riesce a trovare delle cose positive anche laddove non ci sono. Ci sono? Mi fa notare che tanto... Pronto? Chi sei? Sì. Sono Nicola. Oh, Nicola! Nicola, in terra, il nostro avamposto in terra di Bari. Da Polignano. Da Polignano, sì, da Polignano. Vai Nicola. Sì, allora ascolta, Biagio, avete avuto problemi sulla linea. Nicola, sì, lo so. Abbassa il volume di Facebook. Perché io entravo direttamente in trasmissione. Nicola, ce ne siamo accorti, non abbassa il volume del computer. Vai. Pronto?
No, allora forse. Mi senti? Sì. Mi senti? Sì, ora sì. Sì, ora sì. Allora, io dico sempre che comunque le partite si trovano in due spazi. Oggi il Matera era in campo, è stata fortissima. E ci hanno pressati, dannati, porto sotto la distanza. Non ci fa sentito per la palla, ce l'hanno. Se riusciamo a pareggiare la partita, sì, anche per pensarla, fino a volte, non ha fatto parlare, sento che la palla non è arrivata, perché sono tanti, però ci hanno fatto. Nicola, purtroppo si sente malissimo, però a questo punto devo ritenere che non sia un nostro problema, perché la telefonata precedente era molto chiara. Prova a rifare il numero e a richiamarci. Abbassando il volume di Facebook, sentendoci dal telefono. Okay. Avrà capito? Spero di sì, anche no, dicevo Biagio una cosa positiva. Floriano ha segnato quindi oggi durante la partita Carrarese tutto cuoio, niente, se proprio dobbiamo cercare una cosa positiva. E vuol dire che i nostri segnano anche quando vanno fuori. Pronto? Chi ha il telefono? Chi ha il telefono? Il telefono? Pronto? 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 Si sente malissimo. No, forse era l'audio. Riproveranno sicuramente. Sì. Allora, era una telefonata da Foggia. Spero che ci riprovi l'amico. Che dicevi, Christian? No, niente, era una battuta. Cercavo... C'era qualche mio amico che su WhatsApp mi mandava il risultato della Carrarese contro tutto cuoio, per marcatore è stato Floriano, e mi diceva cerchiamo le cose positive, dai, è una giornatona oggi, è andata bene così, benissimo. Tutto sommato. Sì, assolutamente sì, che stiamo scherzando. Pronto? 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 Ma ti sento malissimo. Noi ti sentiamo bene. Non ci devi sentire da fine da fine. Solo al telefono. Pronto? Non andiamo su questo. Pronto? 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 Devi scrivere un vademecum su come effettuare le telefonate. Diciamo. Quando era la volta scorsa non abbiamo avuto problemi, questa è la prima volta che abbiamo problemi con questo. Non so se sia un problema legato al VoIP o a cos'altro, però qualche telefonata è andata bene. Pronto? Non va. No, perché si sente l'audio di ritorno della diretta. Sì, è vero, è vero. Vabbè, faremo qualche prova. Dai, è inutile adesso stare a... Pronto? No, non va. Pronto? 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 Eccoci, chi sei? Finalmente, Giuseppe from Olbia, Sardegna. Vabbè, ma è dalla Sardegna, ho capito, è lontano e ci crea problemi, tutto qua, dai. Giuseppe. Giuseppe, come si è visto questo Foggia da quelle parti? Ho potuto seguire solo la cronaca, ma non ho potuto vederla perché avevo problemi seri alla connessione. Però ho seguito la cronaca, quella scritta, e a quanto ho potuto capire non c'è stata una prestazione eccellente, ma quantomeno abbiamo ottimizzato l'occasione che ho concretizzato. Quindi, Pronto? La Sardegna ci ha lasciato. Manu, non fare rumore che togliamo voce alla Sardegna. Pronto?
Non va così. Peccato. Vabbè, fa niente, dai. Fa niente. Vi inviterei a fare un giro finale. Io poi, se riesco a prendere qualche altra telefonata, bene. Però a questo punto mi spiace, non voglio penalizzare gli amici. Viaggio, anche il tuo audio ha un effetto eco. Adesso non c'è più. Adesso non c'è più l'eco. Adesso non c'è più. Non c'è. Però a un certo punto sembra che un camionista olandese, con tutto il rispetto per chi ci ascolta dall'Olanda, ce l'hai con i camionisti. Eugenio. Eugenio ci sarà sicuramente ascoltando da Amsterdam, però. Va bene, dai. Per ovvi motivi non può intervenire. Niente, vabbè, allora facciamo un giro finale, concludiamo con quelle che sono, non lo so, con che intenzione ci avviamo a vivere questa settimana che ci divide dalla prossima partita in casa, credo, contro l'Agra. Non potremmo seguirla, diciamo. Perché non sarà sarà ancora a porte chiuse? No, sì, certo, noi rientriamo con Monopoli. Sarà a porte chiuse? Ok. Sì. Ma quindi con Monopoli non giochiamo senza. Non è Vakragas? No, noi giochiamo contro Vakragas. Contro Vakragas, sì, hai ragione. C'è qualcuno in linea? Pronto? Ah, c'era, è andato via. Riproverà. Noi facciamo la prima partita in casa, la faremo col Monopoli. A porte aperte, diciamo. Esatto. Invece affrontiamo di nuovo, quindi l'ultima sarà questa, immagino. Sì. Di domenica prossima contro l'Agragas, cosa ti aspetti anche a livello di modulo e di gioco a questo punto? Io comunque mi aspetto senza dubbio un modulo offensivo, poi comunque giocheremo in casa, dovremo continuare comunque a cercare di mantenere sempre un trend positivo, però lo dico non da un punto di vista economico, più che da un punto di vista calcistico. Certo. Certamente l'assenza di Loiacono. Senza Iacono comunque si farà sentire perché ha fatto evitato. Pronto? Pronto? Oh, bella telefonata, questa arriva questa bene. Chi sei? Grazie a Dio, Biagio, sono Cesare Gaudiano. Cesare, amico mio, come stai? Benissimo, grazie. Beh, allora... Una piccola disamina. Sì, certo. Mi fa piacere sentirti, dichiaro pubblicamente che uno dei miei amici d'infanzia di una cinquantina d'anni fa, più o meno, 40-45. Molti consigli per giocare a pallone, questi non li dimentico, che poi mi sono serviti per altri riti. Bene, allora, Cesare, finalmente ti sentiamo, puoi parlare tranquillamente. Cosa? Io non drammatizzerei la partita di oggi. Perché anche la Juventus, che è una squadra nettamente forte, ha avuto la sua defaianza in una partita. Il Foggia ha giocato la sua partita contro una squadra fortissima, parecchi punti anche a Lecce, a Juve Stabia o altri. Poi non dimentichiamo che c'è un allenatore espertissimo quale Auteri, a parte le sue caratteristiche caratteriali, che ci ha crediti e ha scoperto qual era il nostro punto forte e ci ha credito là. Praticamente non ci ha fatto giocare con Zanno e Angelo per tutta la partita. E con tutto ciò Zanno nel primo tempo ha avuto una grandissima occasione da gol che non l'ha sfruttata e l'ha buttata in alto. Poi grossissime occasioni da gol, se vogliamo, il Matera non le ha avute. Ha avuto molto palleggio, molto fraseggio, ci ha crediti bene. Ci ha crediti bene anche Alti nella nostra difesa, però se vogliamo azioni pure ne abbiamo avute anche noi. Se entrava quel gol di Agnelli nel secondo tempo, la punizione ben tirata da Mazzeo e poi il gol. In queste partite bisogna raccogliere i punti, secondo me, e il Foggia è sulla buona strada. Poi non possiamo vincerle tutte. E secondo me il risultato poi rispecchia l'andamento della gara, perché poi il Matera, Auteri mi deve dire quante occasioni da gol vere ha avuto. Mi è dispiaciuto solo per quell'atto di nervosismo che li dobbiamo evitare, perché di De Zerbiana memoria i giocatori devono stare calmi in campo, e non mi è piaciuto lo Iacono con quel fallaccio che ha fatto a centrocampo, del tutto inutile, visto che sapeva che era stato anche ammonito, e queste sono piccole imperfezioni che dobbiamo correggere. Poi per il resto, onestamente, devo dire
che mi aspettavo questo tipo di partita e questo tipo di difficoltà. Il calo atletico non credo che c'è stato, perché abbiamo segnato negli ultimi minuti, e poi valuteremo nelle prossime partite, però penso che tutto sommato abbiamo fatto la nostra buona partita, se vogliamo. Cesare, potevamo addirittura anche vincere la partita se segnava Agnelli, e poi vediamo. Cesare, una domanda. Secondo te questo, non solo questo punto, ma anche tutto l'andamento di queste prime sette partite sono un caso, nel senso che più o meno naturalmente anche un altro allenatore avrebbe fatto altrettanto, o possiamo cominciare a dire che c'è un enorme merito per Stroppa? Io penso che Stroppa abbia influito più che sul gioco, abbia influito sul dare tranquillità ai giocatori. Questo tipo di tranquillità con De Zerbi i giocatori non l'avevano. Poi, come si può dire, se è tutto merito di Stroppa, una buona parte del merito è di Stroppa, ma quando si fanno sei vittorie consecutive, il merito dobbiamo attribuirlo a tutti, alla squadra, alla società che ha messo a disposizione di Stroppa questi giocatori, ma anche a lui ha messo del suo. Poi questo turnover che qualcuno critica, secondo me, quando giocava Coletti criticavano il fatto che Coletti era troppo lento. Non dimentichiamo che il gol che ha fatto Pozzobon a Messina è stata colpa di Coletti, se vogliamo. Però gli errori nel calcio ci stanno, come ci può stare una partita negativa nel primo tempo di Agnelli, come ci può stare tutto. Io credo che il turnover il Foggia lo debba fare, perché forse è quella la nostra forza di quest'anno, perché abbiamo lo iammello di turno che ti fa i 35 gol, 36 gol, ma abbiamo una squadra più equilibrata, con giocatori quasi tutti allo stesso livello, e secondo me abbiamo un'ottima squadra che ci porterà lontano. Queste sono partite difficili, aver preso un punto al di là del gioco, non gioco, come qualcuno può dire giustamente o non giustamente, perché poi in Italia siamo tutti allenati. Pronto? Non lo sento più. Pronto? Pronto? Cesare? Pronto? Pronto? Comunque. Cesare aveva comunque penso concluso, perché aveva dato una chiave di lettura che abbiamo sentito in questa puntata. Però la condividete, no? Così andiamo a concludere. È esatto, cioè dovere avere una valutazione un pochettino più distaccata di quello che è successo, di quello che succede. È così, condividete questo? Anche perché adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, e quindi dobbiamo pensare anche a quello che faranno gli altri. Vabbè, io ho espresso la mia opinione, penso in modo abbastanza chiaro. Non ho mai criticato il turnover, anzi sono convinto che anch'io, come diceva l'amico al telefono, il turnover sia l'arma vincente del Foggia quest'anno. Il problema è cercare di capire anche a livello tattico come in quanto cambia e perché cambia certe cose Stroppa, ma non perché vogliamo fare gli allenatori e ci piace fare lo sport nazionale, ma semplicemente perché ci affezioniamo a quello che è la nostra squadra del cuore. Beh. Quindi vorremmo semplicemente capire se il Foggia quest'anno, a seconda delle varie squadre, farà anche un cambio di modulo, ma soltanto per gestire e per capire meglio quello che vediamo in campo. Oggi il Foggia non ha espresso il miglior calcio, questo rimane comunque il mio punto di vista, non ha espresso il miglior calcio che potenzialmente può esprimere come squadra. Siamo probabilmente scesi in campo con la convinzione di poter affrontare un Matera nel migliore dei modi, però abbiamo subito un Autieri che ha le chiavi del gioco del Foggia, le ha trovate, e ci ha messo in serie difficoltà. Siamo riusciti a recuperare una partita che probabilmente era persa già dopo 30 minuti, siamo riusciti a recuperarla alla grande e ci portiamo a casa questo punto, tenendo conto che quest'anno per raggiungere l'obiettivo tutti i punti, anzi questi punti, sono fondamentali. Quindi io rimango di questo punto. Bene, finiamo con Manu e poi concludiamo in California con Pino. Manu? Io... diciamo che quello che bisognava dire è stato già detto.
sicuramente per domenica prossima, comunque abbiamo sempre partite con la serenità di sempre che ci caratterizza, e comunque andare avanti, perché vuol dire che stiamo giocando bene, non abbiamo perso neanche moltissimi punti per strada, quindi abbiamo tutti i numeri per poter continuare ad avere questo, diciamo, questa serie di risultati positivi. Sì, giustamente Euteri è forte, ha trovato il modo di, diciamo, di contrastare alcune, diciamo, appunto i più importanti giocatori del Foggia, però insomma io, come hai detto tu prima, non ne farei un dramma, la strada è ancora lunga. La cosa però più importante è che, lo dissi anche l'anno scorso, non dobbiamo comunque sempre pensare a quello che fanno gli altri, perché non dobbiamo dire, non dobbiamo sperare che questo qua squadra perda pareggi, perché poi sarebbe secondo me l'inizio di una serie di, diciamo, di errori che noi andremo a fare. Se dobbiamo andare avanti così, se dobbiamo comunque uscire da questo benedetto girone, bisogna vincere il più possibile, questo è sicuro. Pino, chiudiamo con la California, anche perché ormai sì, cosa a te fare? La giornata si, tu c'hai ancora la domenica da farti, noi dobbiamo ancora già cominciare a pensare che domani si va al lavoro, e quindi già andiamo in una fase di depressione che ultimamente è stata, aveva un effetto lenitivo la vittoria del Foggia. Questa volta l'effetto lenitivo è parziale, però onestamente meglio feriti che morti. Vai Pino, concludi. Esatto. Tu, beh, cosa dire, alla prossima il Foggia deve prendere il toro dalle corna, non deve aspettare che il toro attacchi, lo deve prendere, lo deve affrontare come va affrontato il toro. Quindi una buona cosa sarebbe preparare una buona preparazione fisica per domenica, e la paura è che forse sarà una mina vagante questo Akragas, perché se non sbaglio due domeniche fa ha vinto a Catania, quindi derby siciliano, vincere a Catania, una delle squadre preparate ad un certo livello, quindi diciamo bisogna giocarsela, anche se l'Akragas non è che sia una squadra di alta classifica, però bisogna giocarsela bene. Io forse metterei un bel 4-3-3, quindi una cosa nuova. Sì, un 4-3-3, giocherei la palla a terra a Foggia, sperando che non ci siano acquazzoni, tempeste, diluvi. Speriamo che ci vada bene. Va bene. Poi per il resto il campionato dirà la sua, come l'anno scorso. Io sono straconvinto che per la fine di novembre già si sa. Già lo sappiamo quali sono le squadre che lotteranno, però verso la fine di novembre si darà una buona forma a questo campionato. Grazie a Pino, grazie a Manu, grazie a Cristian, ringrazio tutti, mi scuso grazie a voi per i problemi tecnici che abbiamo avuto con gli amici, vediamo di capire perché questa volta non siamo stati sostenuti dal VoIP, però diciamo che forse anche l'apparato tecnico ha risentito della prima mancata vittoria del Foggia. Saluto tutti quelli che ci hanno seguito, un abbraccio agli amici che ci seguiranno nei prossimi giorni, e vi do appuntamento a questo punto per domenica sera, perché si gioca di sera, giusto? Dovrebbe essere così. Va bene, ciao a tutti. Ciao. Ciao.